L'iniziativa che stiamo intraprendendo oggi fa parte del tour inaugurato dal primo municipio da parte del nostro partito dal titolo Voce al Territorio, cioè cerchiamo gli spunti da parte del territorio, quindi dalle associazioni, dai professionisti e dai comitati di quartiere che più di tutti soffrono la mala gestione che in questi giorni e in questi mesi ci sta attanagliando con la nuova giunta del PD. In materia di turismo, sanità e lavori pubblici è cambiato qualcosa? Purtroppo, ahimè, devo dire di no. Siamo passati dalla politica dell'arroganza alla politica del silenzio, ma di fatto tutto questo stallo e questa impasse dal punto di vista amministrativo e politico va sul collo dei cittadini. Se parliamo di Ospedale Grassi o parliamo di Roma Lido, purtroppo gli utenti vedono con i loro occhi quello che non si sta facendo. Oggi faremo un primo bilancio di quello che non ha fatto il sindaco Gualtieri, stessa cosa per quanto riguarda il decimo municipio, ma proporremo anche le nostre proposte in tema di turismo e sappiamo quanto è importante questo municipio, ma tutta la costa romana e laziale, quanto è importante e strategica Roma che vive soprattutto di turismo e quindi dopo questi 2 anni e mezzo di pandemia bisogna sicuramente investire nella città di Roma e tutta una serie di proposte dal potenziamento del Grassi al tema della viabilità al tema della sicurezza. Sanità, cultura e lavori pubblici, cosa occorre al decimo municipio? Efficienza e poi soprattutto mantenere le promesse che erano state fatte sui trasporti, sull'ospedale Grassi, sul trenino Roma Lido, sulle spiagge che siano accessibili a tutti, che ci sia un piano spiagge degno di questo nome, sulla manutenzione delle case popolari che ho visitato troppe volte e da troppo tempo aspettano risposte dalla regione, quindi non chiediamo miracoli, però la sinistra ha vinto le elezioni al decimo municipio promettendo alcuni interventi, ormai sono passati diversi mesi, che facessero vedere ai cittadini almeno alcuni di questi interventi.